è venuto a trovarci qui nel nostro studio 1 a Saronno, Roberto Morandi di Varese News. La cosa che ci incuriosisce è cos'è, vorremmo che ci spiegasse che cos'è. 141 Tour. 141 Tour è un progetto di narrazione del territorio della provincia di Varese che è stato fatto da Varese News. 141 sono i comuni della provincia di Varese, li abbiamo girati uno al giorno a partire dal 20 maggio dell'anno scorso, di quest'anno, quindi ormai mesi e mesi di viaggio, un comune al giorno da quelli grandi di pianura come possono essere Caronno Pertusella qua vicino, fino ai più piccoli della montagna come Marzio, con i suoi poco più di 300 abitanti in mezzo al bosco. Ne abbiamo fatti 136 e stiamo concludendo questo progetto appunto con le grandi città della provincia di Varese, le città principali della provincia di Varese. Oggi siamo a Saronno, che è appunto la prima di queste città un po' più grandi. Ieri abbiamo fatto i quartieri periferici, oggi abbiamo fatto il centro di Saronno, e quindi siamo venuti a trovare anche appunto Piero da Saronno. Il sistema di 141 Tour si basa su una diretta multimediale, per cui il giornalista girando per la città può inserire in tempo reale dei post che compaiono direttamente dentro nel sistema live di Varese News, che vedete anche dallo schermo appunto di Varese News. Ora, il mio collega Manuel Sgarella, che è quello che compare in questa piccola icona, sta visitando il Museo Giannetti e successivamente inserirò io i post appunto dalla redazione di Piero da Saronno. Come lo facciamo? Lo facciamo tutto da telefono con un'apposita applicazione che utilizziamo di questo sistema Scribble Live, che appunto ci permette di lavorare live. Possiamo selezionare foto o anche video che registriamo, aggiungendo poi tutti i testi necessari a far comprendere, insomma, al lettore come funziona. Qui, per esempio, siamo stati questa mattina alle Acli di Saronno. Compare anche un video, in questo caso appunto caricato sulla piattaforma YouTube con il presidente delle ACLI di Saronno, Massimo Villa. Vengono inseriti e compaiono appunto in Varese News direttamente in tempo reale. Infatti, vedendo questa schermata, questo era il post che stavamo guardando precedentemente, e già il mio collega Manuel Sgarella ha aggiunto un altro post. Il progetto si concluderà a inizio novembre, quando appunto avremo visitato tutte le città e i comuni della provincia, dai piccolissimi di montagna, da Curiglia con Montevisiasco, paese addirittura dove non si arriva con l'automobile ma solo a piedi, fino alle le città di Varese, Gallarate e Busto Arsizio.